Ex istruttrice di nuoto settantenne morta schiacciata dal proprio furgone a Barcola nel tentativo di fermare la marcia del mezzo che non aveva il freno a mano inserito. Mercati della frutta e del pesce nella zona del canale navigabile, il progetto innovativo annunciato stamani a Sveglia Trieste dal sindaco di piazza. Lavori sul Ponte Verde e sul Ponte Bianco in partenza stamattina per la posa delle palancole utili a svuotare il canale, il terreno in cui vanno inserite però è troppo roccioso, l'opera si complica. Scandalo sugli aiuti ai terremotati della Croazia, del Triestino on the road, rubati centinaia di scatoloni e accusato l'organizzatore che fa denuncia alla polizia. Taxi sloveni a Trieste, il fenomeno dei professionisti d'oltre confine non si placa, lavorano qui, non tornano in Slovenia dopo le corse, denuncia Radio Taxi, ci portano via i clienti. Trasferite dallo storico magazzino 18 al nuovo polo museale al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste le masserizie degli esuli istriani. La boba mascherata con addosso solo il costume da bagno e le pinne diventa virale a Trieste. Tele4 gli dà appuntamento domani a Sveglia Trieste. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4 che iniziamo con una grave notizia di cronaca. Morta travolta dal proprio furgone di cui ha tentato di bloccare la corsa dopo una probabile avaria del freno a mano. Un incidente costato la vita alla settantenne triestina Barbara Durante. Il fatto è accaduto questa mattina in via Bonafata a Barcola. Il servizio di Gianluca Paradin. Si chiama Barbara Durante, la settantenne triestina, ex istruttrice di nuoto sincronizzato, morta schiacciata dalle ruote del suo stesso furgone a Barcola. È successo poco prima delle 11 in via Bonafata 14, dove la donna risiedeva. Barbara stava armeggiando all'interno del suo furgone. Secondo le prime ricostruzioni pare che il mezzo non avesse il freno a mano inserito o forse inavvertitamente la donna abbia lasciato il cambio in folle. Improvvisamente il Mercedes ha perso aderenza con l'asfalto, scivolando all'indietro e lasciando evidenti segni di pneumatico sulla strada, segno che con ogni probabilità il furgone fosse fermo da tempo. Quindi gli attimi più sconvolgenti. La donna, accortasi di quello che stava succedendo, avrebbe istintivamente tentato di bloccare il mezzo, finendo incastrata con la gamba sotto la ruota per poi scivolare sotto il veicolo che l'ha letteralmente travolta. La donna non è morta sul colpo, ha urlato e chiesto aiuto mentre veniva schiacciata dal peso del furgone. Una vicina ha sentito le grida e si è precipitata in suo soccorso allertando il 112. Ormai però era troppo tardi e nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, Barbara non ce l'ha fatta. La pensionata lascia due figlie, entrambe adulte. La più giovane, sconvolta, è arrivata sul luogo della tragedia poco dopo. Si è dovuto provvedere alla chiusura della strada a partire da Viale Miramare per impedire l'accesso ai veicoli durante i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di spostamento del mezzo e il medico legale per constatare la causa del decesso, un gravissimo trauma toracico. Via Bonafata è stata riaperta al traffico solo un paio d'ore dopo la tragedia, ma nessuno tra i residenti potrà più dimenticare quanto accaduto in quel tratto di strada, ritenuta una tra le oasi residenziali più belle e ambite di Trieste. Una novità sullo spostamento del mercato ortofrutticolo a Trieste è stata data in diretta questa mattina a Sveglia Trieste dal sindaco di piazza, che ha parlato di futuro mercato della frutta ma anche del pesce nella zona del canale navigabile. Lo ha fatto in diretta con il nostro Bernardo Gulotta. Sembra che fracasso hanno comprato sia l'Italcementi che l'ex fabbrica tabacchi, è presente? Sì, sì. Alla fine del canale. Ecco, allora mi è venuta l'idea che se troviamo un punto d'incontro o compro un pezzo della Colombin che è a fianco o altrimenti questa della fabbrica e potremo inserire sia il mercato ortofrutticolo che il mercato del pesce, sai che deve andare via da là perché il porto me lo richiede. Allora alla fine in testa al canale navigabile avremo i due mercati, sia l'ortofrutticolo eccetera. Questo naturalmente ci consentirà quanto prima di spostare quello da Campo Marzio. Nell'area di Campo Marzio potrebbe succedere di tutto di più perché ogni giorno passano 30-40 mila automobili. Sicuramente il mega parcheggio, i due mega parcheggi saranno uno al Molo Quarto, Bernardo, e uno al mercato ortofrutticolo, sotterranei, perché toglieremo completamente l'automobile dalle rive.
Cioè, appena verranno realizzati questi due, stiamo parlando con Interparking Belgi, che sono quelli che poi sono i proprietari del Parc San Giusto, dalle rive spariranno completamente le automobili e conto di fare uno dei più bei lungomari d'Italia. Sentiamo ora il punto sulle vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda i vaccini anti-Covid dedicati agli over 80, ma non solo, con l'assessore regionale alla sanità Riccardi. Comunque sugli over 80 avevamo programmato circa un migliaio di inoculazioni, oggi più c'è tutta l'attività da proseguire sulle dosi della prima fase, quindi le seconde dose dei sanitari, le seconde dose delle case di riposo, insomma l'attività sta andando avanti con dei numeri importanti, abbiamo superato tra le 75 e le 76 mila dosi inoculate tra prime e seconde. E abbiamo anche un'importante adesione degli over 80, perché siamo intorno ai 54.000 se non vado errato. Quindi sono numeri importanti che hanno a che fare con un grande problema che è la disponibilità dei vaccini, che tutti sappiamo essere limitata e tutti ci auguriamo possa aumentare, peraltro con delle tipologie di vaccini diversi, perché ci sono Pfizer e Moderna, che sono vaccini che possono essere inoculati a tutti, hanno un richiamo più semplice perché a 21-28 giorni, mentre la AstraZeneca ha intanto un richiamo a 10 settimane e più può essere inoculato agli under 55 senza alcune patologie. La AstraZeneca è però un vaccino che arriverà con una certa disponibilità, quindi è chiaro che dobbiamo anche lì organizzarci al meglio. Il dato odierno sulle vaccinazioni degli over 80 è di 1800 alle ore 18:40 e di 1408 vaccinati tra le persone con più di 80 anni. Questi invece sono i dati relativi al bollettino regionale sul coronavirus. In Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore 260 casi su 8082 test, 10 decessi, come sempre le condoglianze da parte della redazione di Tele4. Oggi in Friuli Venezia Giulia 5.702 tamponi molecolari, sono stati su questi rilevati 175 nuovi contagi, su 2.380 test rapidi antigenici realizzati invece sono stati rilevate 85 positività. I decessi appunto sono 10, scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60, ieri erano 63, e anche quelli in altri reparti a 396, ieri erano 412. I nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono 512. Ribadiamo il tema dei vaccini agli over 80. Nella giornata odierna sono state vaccinate 1.408 persone, che vanno a sommarsi alle 1.023 della giornata di ieri, per un totale nelle prime due giornate di 2.431 vaccinazioni in regione agli over 80. Parliamo ancora di Covid, perché la Fondazione CR Trieste ha individuato nell'area del Molo Quarto un sito idoneo per un nuovo polo vaccinale ed è pronta a sovvenzionarne appunto l'apertura in accordo con l'azienda sanitaria l'ASUGI, che ha verificato la fattibilità del progetto. Quindi Fondazione CR Trieste ancora una volta vicina alle esigenze dei cittadini e del territorio. Lavori pubblici, partita questa mattina la posa delle palancole per il cantiere sui ponti Bianco e Verde a Trieste, lavori però subito bloccati per un problema tecnico che ha a che fare con il terreno e con il fondale marino. Sul posto per noi Laura Bucarella. Partenza in salita per la posa delle palancole sul canale di Ponte Rosso. Iniziata questa mattina l'operazione propedeutica alla sistemazione dei ponti Verde e Bianco sulle rive è stata subito bloccata perché il terreno risulta troppo roccioso per fissare adeguatamente le grandi strutture metalliche che dovranno andare a formare una sorta di paratia di contenimento. L'impresa è già al lavoro per studiare un piano B, contiamo di far ripartire i lavori quanto prima, possibilmente nel giro di qualche giorno, ha spiegato l'assessore
l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, presente stamani col sindaco di piazza all'avvio del cantiere. Le lavorazioni propedeutiche, l'avvio proprio delle lavorazioni poi sul Ponte Bianco, sul Ponte Verde. Oggi abbiamo la sistemazione delle palancole, abbiamo l'impresa che sta già lavorando, attività ulteriore propedeutica è stata svolta anche nei giorni scorsi, abbiamo trasenato l'area e quindi tutte attività necessarie al fine poi di intervenire con la messa in sicurezza del Ponte Bianco e Ponte Verde. L'inconveniente scoperto oggi rallenta, auspicabilmente di poco, la partenza di un intervento imponente che dovrebbe protrarsi fino a giugno. Al più presto le grandi strutture metalliche saranno inserite nel terreno a una profondità di circa 6 metri. Sarà necessario poi transennare tutto il canale, non solo il lato a mare, perché con l'abbassamento del livello dell'acqua, che sarà effettuato con 3 pompe che arriveranno nei prossimi giorni, qualcuno passeggiando sulle sponde potrebbe cadere e farsi male. Proseguiamo, sono stati consegnati oggi gli spazi museali realizzati al secondo piano del magazzino 26 in Porto Vecchio, dove sono state trasferite le masserizie degli esuli. Sentiamo. Qui trasferiamo il magazzino 18 e una parte, diciamo, di reperti storici che ricordano l'esodo e che sono oggi sistemati all'IRCI in via Torino 8. No? Questo significa che andiamo a realizzare qui un nuovo museo comunale. Al secondo piano del magazzino 26 in Porto Vecchio, negli spazi appena ristrutturati, si insedierà a breve il Museo della Civiltà Estriana, Fiumana e Dalmata, dove saranno accolte anche le masserizie del magazzino 18, segno e testimonianza perenne dei drammi e delle ferite dell'esodo. Siamo pronti, dovrei rispondere domani mattina, ci sono alcune piccolezze da sistemare sul pavimento, da pulirlo in sostanza, ma diciamo che nel giro passata una settimana per sistemare il pavimento, nel giro di 10-15 giorni cominceremo il trasferimento. Con fondi dell'amministrazione comunale, un investimento di 1 milione di euro, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lodi, l'intervento ha recuperato non solo il secondo ma anche il terzo piano della struttura, dove troverà spazio una prima dislocazione del Museo del Mare di Campo Marzio, un ulteriore tassello del magazzino 26, dove recentemente è stato già inaugurato l'immaginario scientifico. A regime l'auspicio è che il polo museale possa accogliere fino a 200.000 turisti e visitatori l'anno. Vediamo l'inizio di un completamento di quelli che sono stati degli investimenti importanti anche da parte del Comune, oltre ai 50 milioni di euro che ci ha dato il MIBAC, perché andiamo a ristrutturare 2/5 di questo grande edificio. I 3/5 saranno il nuovo museo scientifico, che comprenderà il Museo del Mare e il Museo di Storia Naturale. Facciamo ora il punto sul fenomeno dei tassisti che arrivano a Trieste dalla Slovenia per una corsa, poi però si fermano tutto il giorno a lavorare nella nostra città. Concorrenza sleale, secondo Radio Taxi. Ogni tanto qualche macchina di queste arriva nella città, pensiamo portando dei clienti, e poi rimane in zona, no? Rimane in zona, e se arriva qualche chiamata abbiamo più volte visto che si muovono anche nella città. Parliamo del fenomeno delle compagnie di taxi che arrivano dalla Slovenia e anche in questo periodo pandemico fanno concorrenza ai taxi di Trieste, praticando prezzi fortemente ribassati e mettendo in difficoltà i conducenti giuliani, comprensibilmente arrabbiati. I furbetti di oltreconfine, dopo aver terminato la corsa a Trieste, rimangono in città per cercare di accaparrarsi altri clienti. Le compagnie estere in qualche modo si sono viste a Trieste, soprattutto negli ultimi 2-3 anni. C'è una compagnia che ha delle macchine particolari, tutte uguali, è un'insegna di colore verde, non vorrei fare la pubblicità a questa multinazionale. Taxi dall'estero che a Trieste hanno operato anche nell'ultimo periodo natalizio. Ovviamente abbiamo avvertito le forze dell'ordine, le quali sono intervenute e hanno sanzionato ovviamente questi tassisti che arrivano dall'estero e che ovviamente una volta terminata la loro corsa devono ritornare presso il punto di partenza, non possono assolutamente lavorare nella nostra città. Tutto questo ovviamente è un disagio per noi, per il nostro lavoro e soprattutto una concorrenza sleale. La Civica Futura torna con prepotenza sul progetto di via San Michele a senso unico in discesa e lo fa con alcune idee su come modificare la viabilità. Bernardo Gulotta.
Un'accelerata al progetto già discusso anni fa su via San Michele a senso unico in discesa, con in aggiunta diverse proposte riguardo la modifica alla viabilità delle vie limitrofe, con la creazione di posteggi e nuovi percorsi degli autobus. La lista civica futura oggi ha fatto tappa davanti all'ingresso del giardino dell'omonima via per lanciare le proprie idee. Noi chiediamo a gran voce che finalmente si metta fine a questa situazione di traffico congestionato e soprattutto di mancanza di parcheggi in questa zona. Il fare definitivamente via San Michele solo a scendere a senso unico permetterebbe di liberarne una trentina sul lato sinistro, permetterebbe di completare le opere di pedonalizzazione di via Madonna del Mare fino a via del Bastione, libererebbe e decongestionerebbe il traffico anche da via Diaz su via Felice Venezia, che non avrebbe più senso ovviamente in salita. Il nodo, oltre al dissenso di un gruppo di residenti avversi al senso unico, è legato al trasporto pubblico locale. Futura ha in mente due alternative. La prima coinvolge la 24 in un tragitto che, anziché salire in via Madonna del Mare per poi rientrare in via San Michele dopo via della Rotonda, andrebbe a percorrere via dell'Università e quindi via Belpoggio, via Franca, Combi, Besenghi, Navali, Segantini e San Giusto. L'alternativa passa per via Tigor, sempre verso la cattedrale. L'alternativa è semplicissima per quanto riguarda la 24 a salire lungo la direttrice che porta in via Catraro e in via Bazzoni per poi riportarsi a San Giusto. Infine un dato politico. I civici di Futura hanno la percezione che altre liste e candidati prendano spunto in maniera palese dalle loro idee. Vuol dire che le nostre proposte sono sentite e allora vuol dire che noi abbiamo anticipato i tempi, abbiamo ascoltato molto i cittadini, li abbiamo sempre ascoltati, viviamo a contatto con questa città. Viviamo la realtà dei rioni, viviamo la realtà anche del centro cittadino. Se poi qualcuno ci segue, questo è un buon segnale per tutta la nostra comunità. Allora, subito dopo la pubblicità, i servizi, anche quelli legati al carnevale, e quello che mette in scena per la prima volta la boba mascherata in costume da bagno. Chi è? Restate con noi. Bentrovati, bentrovati ancora su Tele4. Scandalo sugli aiuti ai terremotati della Croazia nella zona di Petrinia, devastata dal sisma del Triestine on the Road, l'associazione nota proprio per i servizi su Tele4 delle varie raccolte fondi per i meno fortunati all'estero e nel nostro paese. Rubati centinaia di scatoloni e accusato l'organizzatore, che oggi si è confessato in diretta sulla nostra emittente dopo aver fatto denuncia alla polizia croata per l'accaduto. Sentiamo. Non so come spiegarti, è una cosa che... Lorenzo, mi dispiace della tua commozione. La cosa che mi tormenta è vedere persone che mi chiedono una coperta dopo il sacrificio che avevamo fatto, e non può andare a finire in niente, Marco, hai capito? Non può andare a finire in niente. Io spero che qualcuno ascolti questo video. Lorenzo Gentile è scoppiato in lacrime nello studio di Tele4 ripercorrendo la vicenda che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni. L'anima di mille raccolte di beni per i meno fortunati con la sua associazione Trieste in on the road. I destinatari dell'ultima raccolta benefica erano i terremotati croati di un villaggio vicino Petrinia, epicentro del recente devastante sisma. Stavolta qualcosa non ha funzionato e la situazione venutasi a creare è diventata paradossale e pericolosa. Sono arrivato su venerdì notte, sabato mattina, mi presento in questa scuola, e entro dentro e non c'è più, e vedo un disastro, vedo tutte quante le mie donazioni che non ci sono più. Vedo una stanza piena di vestiti buttati uno sopra l'altro, un metro di vestiti buttato sopra l'altro, resto basito, vado dentro, guardo e non vedo più niente. Mancava il cibo, mancavano tutte le cose più, virgolette, preziose, e i vestiti che non interessavano evidentemente a chi ha portato via il resto sono stati lanciati lì. 250 cartoni di cibo, guarda, si vede adesso in onda, guarda cosa è rimasto. 250 cartoni di cibo, 300 coperte, 200, ho tutta la lista, insomma, 949 cartoni. Più vengo insultato, mi accusano di aver portato merce sporca, puzzolente,
che sono un mafioso e là non ci ho visto più. Gli sono corso dalla polizia, ho denunciato il fatto. Del caso, in effetti, si sono occupate alcune fra le maggiori testate croate e slovene, in attesa che le forze di polizia facciano piena luce sul furto e sul comportamento della controparte croata che attendeva gli aiuti. Un caso, quello corso in Croazia, Gentile, noto per i telespettatori di Tele4 per le tante azioni benefiche, che ha letteralmente infranto il cuore del volontario. Ed ora una notizia singolare di cronaca documentata dal nostro Umberto Bosazzi. Scorge delle banconote lungo la strada, ferma la macchina e trova anche un borsello. Un giovane triestino consegna tutto ai carabinieri di Duina Urisina che rintracciano il proprietario, quindi una storia a lieto fine. 300 euro in tutto, una mazzetta di banconote sparse su marciapiede, mosse dal vento quanto basta per farle notare da un automobilista di passaggio, un triestino di 30 anni, che ferma la macchina, scende, raccoglie tutto il denaro prima che il vento lo disperda e nota, abbandonato, anche un borsello. Siamo alla rotatoria di Sistiana, il ragazzo raccoglie tutto e porta tutto quanto ai carabinieri di Duino Aurisina. In totale circa 300 euro, ma per fortuna nel borsello anche i documenti del proprietario, un friulano di 60 anni che viene subito rintracciato e contattato dai carabinieri. Cos'era successo? Semplicemente l'uomo aveva appoggiato il borsello e il denaro sulla capote della propria autovettura ed era poi salito in macchina e ripartito dimenticandosene e quindi perdendolo lungo la strada, dove transitata una persona onesta che semplicemente ha fatto il proprio dovere e che si spera sia stata ricompensata in qualche modo. Centinaia di persone oggi nell'ultima giornata votata al carnevale hanno notato tra le vie del centro un uomo con addosso solo gli slip da mare, le pinne, la maschera e il boccaglio, un personaggio che ha deciso per una maschera senza troppi fronzoli che è diventato letteralmente virale sui social. Alcuni l'hanno battezzato la boba mascherata, altri tra una risata e l'altra hanno optato per la sariandola fora stagione. Sia come sia, il buon tempone triestino che ha attraversato pinneggiando tutto il centro di Trieste con addosso solo gli slip, con l'aggiunta di maschera, boccaglio, borsa a mare e ombrellone, è diventato virale sui social. Pare che l'itinerario sia iniziato a San Giacomo e dopo un caffè corretto antigelo e un passaggio in viale 20 settembre, il nostro si sia trasferito in zona Borgo Teresia. Qui dunque ha messo in scena il momento clou, la tintarella con poco più di 3 gradi sopra lo zero sul canale di Ponte Rosso, fra gli sguardi sbalorditi dei passanti che hanno iniziato a postare video e commenti a raffica. Grande, eh? Eh sì, oh. Grande. Poi il passaggio lungo via Roma verso il fulcro del carnevale, Piazza dell'Unità, dove ha sfilato nella sua tenuta da snorkeling. Tele4 gli lancia la sfida, se il freddo non l'ha costretto a letto e ha ancora voglia di divertirsi, lo aspettiamo domani mattina alle 8.45 sul Ponte Curto in Ponte Rosso per il collegamento in diretta Sveglia Trieste con il nostro Gianluca Paladin. E domani dunque a Sveglia Trieste, in cui sarà presente anche l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, vedremo se questo personaggio avrà raccolto il nostro invito, quindi a partire dalle 7 del mattino o alle 8.45 se volete vedere questa vicenda o se volete scrivere oppure chiamare in diretta l'assessore ai lavori pubblici del comune di Trieste, sintonizzatevi già da domani mattina all'appuntamento del mattino di Tele4 con Sveglia Trieste. Tra l'altro domani inizia Viaggio nei segreti del digitale, da domani 17 febbraio un ciclo di 7 appuntamenti dedicati all'educazione digitale, progetto promosso dal Comune di Trieste e dall'assessorato all'innovazione e ai giovani diretto dalla dottoressa De Santis, dall'assessore De Santis, un progetto in collaborazione con Insiel. Le puntate quindi saranno programmate nell'ambito di Sveglia Trieste il mercoledì alle 9.30. Ora proseguiamo in tema carnevalesco, ma ci spostiamo da Trieste a Monfalcone perché è l'ultima giornata di carnevale, è quella dedicata a Sior Anzoletto e alla sua sposa. Monfalcone.
Se qualcuno pensava che quest'anno Monfalcone avrebbe rinunciato al carnevale, si sarà dovuto ricredere. Soprattutto la città dei cantieri non ha rinunciato alla lettura del testamento di Sior Anzoletto Postier. Stavolta però l'attesa cerimonia si è svolta all'interno della sala del Consiglio Municipale, sorvegliata come sempre dal notaio Toio Gratariol. Tutto l'anno aspettiamo di sapere e come Sior Anzoletto la vede e ci racconta e che cosa vuol lasciare nel suo testamento. Ecco, quindi è bellissima questa giornata, sono molto contenta, una giornata di sole, i cittadini comunque sono venuti in piazza, hanno mantenuto le distanze, abbiamo fatto tutto nella massima attenzione per la sicurezza. Stare in discussa appunto Sior Anzoletto, che per l'occasione, anche in questo caso secondo tradizione, non ha mancato di presentare ai monfalconesi la propria nuova sposa. Gocciolto era perché lavava un'azienda agricola, con privata annessa, campi, crodighini, insomma, meglio di così, non potevo sistemarmi. A me mi piace più per il carnevale, sa anche loro, sa, ma non mi ci leva mai. E allora sto anno, siccome che go fare da autista con la lambretta, ah, per quella, allora. Per quel lui stava ben dentro, sentato vicino di me. E così sono arrivata fin qua. Quindi, affacciati dal balcone del municipio, i tre personaggi del carnevale e il sindaco Cisint hanno salutato i monfalconesi che, nel rispetto delle regole, hanno celebrato la festa distanziati il più possibile e con tanto di mascherina sulle maschere. Sicuramente un bel carnevale, è andato ben tutto, nonostante che eravamo tutti ristretti, condizionati da questa situazione pandemica che ne ha sconvolto la vita in tutti i sensi, però siamo stati bravi, forti e coraggiosi, come sempre, perché un falcone non si mola mai. Con le notizie ci spostiamo a Duino. Il divieto di transito ai mezzi pesanti nei tratti delle strade statali 14, 55 e TS1 che attraversano i centri abitati del comune di Duino e Orisina è legittimo e rimarrà in vigore, lo ha stabilito il Tribunale di Trieste, certificando la vittoria del comune e del sindaco Daniela Pallotta nella causa intentata alla ditta Trasporti Pesanti SRL. Il Tribunale ha riconosciuto le conclusioni a cui è raggiunta la perizia tecnica commissionata dal Comune all'ingegner Lucchesi, che evidenziava tra le altre criticità riconducibili alle condizioni di vetustà e di scarsa sicurezza dell'asse stradale che attraversa l'abitato di Duino, in particolare una situazione di pericolo di crolli del sedime stradale a causa della potenzialmente disastrosa sollecitazione derivante dal passaggio di mezzi pesanti nella zona delle cavità carsiche nei pressi della foce del fiume Timavo e lungo l'asse stradale protetto dai muri di sostegno lungo la Statale 1 in località Aurisina. Diamo ancora lettura dei dati sul coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con anche il numero verde per le prenotazioni. In Friuli Venezia Giulia 260 casi su 8.082 test e 10 decessi. Scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60, ieri erano 63, e anche quelli in altri reparti a 396, ieri erano 412, 512 i guariti nelle ultime 24 ore. C'è da ribadire anche un altro concetto: in concomitanza con l'avvio della seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid, la SUGI ha comunicato oggi l'attivazione di un servizio telefonico dedicato all'annullamento o spostamento degli appuntamenti per la vaccinazione. Per annullare il primo appuntamento o spostare il secondo solo per gravi motivi, si legge in una nota di Asugi, si può telefonare al numero 040 399 7777. Lo rileggo ancora così potete prendere l'appunto: 040 399 7777. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17. Ancora una volta 040 399 7777 per annullare il primo appuntamento per il vaccino anti-Covid o spostare il secondo, solo però ovviamente per motivi seri, per motivi di insomma veramente impellenti, perché è chiaro che un po' tutti quelli che hanno prenotato non vedono l'ora di accedere al vaccino. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, domani mattina Sveglia Trieste, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, Elisa Lodi. È tutto, restate con noi.
Bentrovati, bentrovati ancora in diretta Carnevale Scaccia Pensieri da Trieste a Monfalcone. Abbiamo deciso di dare una sferzata di ottimismo a questa diretta post TG e di diciamo basarci anche su argomenti un po' più leggeri in questa giornata che conclude il Carnevale. Un Carnevale inevitabilmente diverso ai tempi del Covid, i grandi festeggiamenti non sono stati possibili, così come le sfilate. C'è stata forse anche un po' troppa gente in Piazza dell'Unità, ma è anche comprensibile come ci sia voglia di festeggiare, però in linea di massima sono state comunque mantenute abbastanza le distanze tra le famiglie. Iniziamo questa diretta andando a sentire il servizio integrale realizzato dal nostro Umberto Bosazzi a Monfalcone, dove praticamente la città non ha rinunciato al rito del Sior Anzoletto e della sua sposa, e anche il nostro Umberto Bosazzi si è divertito nel seguire questa tradizione limitata ai tempi del coronavirus, ma che comunque è andata in scena. Siamo nella sala del Consiglio Comunale di Monfalcone, dove questa mattina si è tenuta la chiusura del Carnevale statico, no, Sindaco? Una novità che però conferma ugualmente Monfalcone come quella che voi monfalconesi avete definito la capitale regionale del Carnevale. Certo, noi l'abbiamo definita perché è così. In realtà siamo la capitale regionale ormai del Carnevale in Friuli Venezia Giulia. Quest'anno è stato un grande successo con le possibilità che c'erano, perché logicamente grazie al lavoro che hanno fatto gli amici della Proloco e il Comune, veramente abbiamo avuto la possibilità di respirare Carnevale. E quindi le iniziative, i carri nei due giorni che appunto abbiamo avuto il piacere di ospitarli, e la tombola, e poi oggi il momento clou, perché con me qua ci sono Sior Anzoletto, la sposa di quest'anno, notaio Grattarioli, e abbiamo appena ascoltato la Cantado, un momento importantissimo per la nostra città, un momento in cui il Carnevale raggiunge l'apice, perché noi tutto l'anno aspettiamo di sapere come Sior Anzoletto la vede e ci racconta e che cosa vuol lasciare nel suo testamento. Ecco, quindi è bellissima questa giornata, sono molto contenta, una giornata di sole, i cittadini comunque sono venuti in piazza, hanno mantenuto le distanze, abbiamo fatto tutto nella massima attenzione per la sicurezza, e l'abbiamo fatto in ogni giorno con incrementi di abbiamo messo a disposizione persone che hanno controllato sempre, raddoppiando, moltiplicando il numero delle persone, quindi in estrema sicurezza, ma abbiamo voluto dire che noi ci siamo, lanciare un messaggio di speranza, perché bisogna incominciare a vivere in sicurezza, rispettosi delle regole, ma bisogna vivere, e il Carnevale per noi è vita, il Carnevale è tradizione. Ecco, quindi ringrazio di cuore veramente tutti per essere riusciti a capire bene qual era la filosofia e oggi aver dato il via a un momento importantissimo. Grazie di cuore. Grazie, allora. Grazie. Passo un attimo, passo prima a Sior Anzoletto e dopo la sposa, no, prima la sposa, no, prima Anzoletto. Allora, la cantata di quest'anno mi sono arrivata tardi, per cui non ho sentito tutto, ma la devi, noi siamo sempre de furia in TV. Beh, ma prossimo anno te deve essere più veloce, sa? Perché chi dorme non piglia pesce, purtroppo è così. Allora, posso dirti un qualcosa, diciamo, in merito? Anche quest'anno sono arrivato, malgrado, diciamo, il mio infortunio che ho avuto, sono arrivato a far questo famoso testamento, che per Monfalcone è ormai una grande tradizione, che è una cosa che non si può mancare, con grande fatica, ma però che l'ho fatta. Quest'anno ho sposato una persona non giovane, giovanissima, come nei miei 56 anni, perché questo è il 57esimo. Allora, beh, non, allora ho tolto una mia pari, perché? Perché è 40 anni che la mecori Drio benedetta, e allora, visto la sua perseveranza, dico quest'anno gode premiarla, perché effettivamente la se merita. Pinocchio. Però? Scusa, non ho finito, sono Pinocchio, perché quest'anno c'è stato proprio un matrimonio di convenienza. Di convenienza, perché cosa sei gli uomini? Gli uomini che mascalzoni. Ho sciolto ella perché la gava un'azienda agricola, con privata annessa, campi, crodighini, insomma, meglio di così, non potevo sistemarmi.
portare anche il signor Anzoletto fino qua, con la lambretta. Con l'alambro? Dovevo mi portarlo lui, non lui ciormemi. Come è sta roba però? La lambretta la lì sotto, così bellona che non... E mi sono la più felice di sto mondo, che gliel'ho fatta. Perché? Ah, perché anche lei la... No, no, perché lei, perché mi ha sciolto. Perché a me mi piace più per il carnevale, sa anche loro, sa, ma non mi ci leva mai. E allora sto anno, siccome che go fare da autista con la lambretta, ah, per quella, allora. Per quel lui stava ben dentro, sentato vicino di me. E così sono arrivata fin qua. Allora, il notaio invece? Il notaio quasi contento. Dopo 30 anni che l'aspettava, e lui, vabbè, capa stanchezza praticamente, fa sfinimento, no? Ogni modo, cosa possiamo dire? Sicuramente un bel carnevale, è andato ben tutto, nonostante che eravamo tutti ristretti, condizionati da questa situazione pandemica che ne ha sconvolto la vita in tutti i sensi, però siamo stati bravi, forti e coraggiosi, come sempre, perché un Falcone non si mola mai. Mai. Adesso noi abbiamo un attimo di pausa, un anno, però intanto pensiamo per il prossimo cosa preparare, no? E il prossimo anno, appena che il virus va fuori dalle scatole, te vedrà che carnevalone che facciamo. Non capitale regionale, capitale del nord Italia diventeremo. E chi si sta puntuale, stato il prossimo anno? Il prossimo anno vengo, il prossimo anno sì. E tutte le donne di Mo Falcone devo ringraziarle perché sono tutte contente di me. Sì, sì. Tutte vero, vero, di vero. Me. Se vero, se vero. Finalmente una sposa che ne rispecchia. Sì. Lavoratrice, sì. Lavoratrice, impegnata. Piena di bori, però. Piena, Monica, piena di robe. Piena di bori, terreni, crodeghini. E noi siamo così. Grazie allora al sindaco Cisint, grazie a tutti. Grazie anche a voi. Che grazie. E vabbè, un po' d'allegria che naturalmente ci aiuta in queste giornate. Sentivo che arrivava qualche telefonata, forse, altrimenti ci andiamo a vedere la versione triestina del carnevale, non quella in piazza che abbiamo visto anche nei giorni scorsi con i bambini, con le mascherine, ma la versione di un personaggio triestino, scusate, vi è da ridere perché la scena è veramente clamorosa, che ha deciso di impostare la sua maschera, diciamo così, sul fronte estivo, economico, per così dire, in costume da bagno. Alcuni l'hanno battezzato la boba mascherata, altri, tra una risata e l'altra, hanno optato per la sariandola fora stagione. Sia come sia, il buon tempone triestino che ha attraversato pinneggiando tutto il centro di Trieste con addosso solo gli slip, con l'aggiunta di maschera, boccaglio, borsa a mare e ombrellone, è diventato virale sui social. Pare che l'itinerario sia iniziato a San Giacomo e dopo un caffè corretto antigelo e un passaggio in viale 20 settembre, il nostro si sia trasferito in zona Borgo Teresiano. Qui dunque ha messo in scena il momento clou, la tintarella con poco più di 3 gradi sopra lo zero sul canale di Ponte Rosso, fra gli sguardi sbalorditi dei passanti che hanno iniziato a postare video e commenti a raffica. Grande, eh? Eh sì, grande. Poi il passaggio lungo via Roma verso il fulcro del carnevale, Piazza dell'Unità, dove ha sfilato nella sua tenuta da snorkeling. Tele4 gli lancia la sfida, se il freddo non l'ha costretto a letto e ha ancora voglia di divertirsi, lo aspettiamo domani mattina alle 8.45 sul Ponte Curto in Ponte Rosso per il collegamento in diretta Sveglia Trieste con il nostro Gianluca Paladin. E allora dovrete aspettare domani mattina alle 8.45 per capire, per vedere se effettivamente si presenterà sul posto, sul Ponte Curto, e se magari dovrà vedersela in video con la signora Ulcigray, perché si profila eventualmente la loro contemporaneità. Quindi non so voi, ma insomma un po' di curiosità a vedere se ci sarà o meno domani mattina a Sveglia Trieste c'è. Naturalmente c'è il momento anche un po' dell'ironia nelle nostre dirette, della cornice carnevalesca che ci aiuta, come dire, a scacciare i pensieri di questo anno difficile, per anno
parlo chiaramente già dall'inverno e primavera scorsa. Ora invece torniamo a parlare di cose serie con un piccolo estratto dalla diretta di questa mattina con il sindaco di Piazza a Sveglia Trieste, in cui si è parlato di location per le vaccinazioni del Covid. Pare peraltro che la Fondazione CR Trieste abbia individuato un nuovo sito, per esempio in Molo Quarto, sia pronta a finanziarlo in accordo con Asugi, che ne ha verificato la fattibilità. Comunque di questo abbiamo discusso anche questa mattina con il sindaco di Piazza, che poi si è scatenato sul fronte dei lavori pubblici. Allora sentiamo questo estratto. Lei aveva dato la disponibilità del centro congressi per i vaccini, ieri sono partiti per gli over 80, non si è scelto di utilizzarlo, cioè immagino che il dialogo con l'assessore Riccardi ha portato a qualche altro luogo, oggi leggiamo del Molo Quarto, qual è la situazione? Ecco, della disponibilità degli spazi. Allora, c'è la disponibilità del centro congressi, naturalmente, quando dovremo vaccinare tutta la popolazione. Adesso credo che adesso passano 1500 persone delle forze dell'ordine, e allora probabilmente hanno deciso per 1500, hanno aperto agli ottantenni e a queste persone delle forze dell'ordine. Poi quando dovremo vaccinare tutta la popolazione, compreso te e compreso il sottoscritto, probabilmente io ho messo a disposizione il centro congressi, perché tutto attorno ci sono centinaia di posti auto e servito dai bus, per cui insomma è una cosa abbastanza intelligente. Perché? Perché tu quando apri la mattina devi fare 800 vaccini in una giornata, non sono pochi, mi segui? Certo. Perché poi quando questo prodotto viene scongelato e naturalmente bisogna farli in giornata e naturalmente serve un'organizzazione e quant'altro. Poi, dunque, ci domandano della galleria di Piazza Foraggi. La galleria di Piazza Foraggi è stata appaltata a una ditta di Benevento, abbiamo chiuso i contratti, stanno trattando con un centro commerciale che dovrebbe sorgere là attorno a Aldi, credo, fuori dalla galleria, sai, sulla sinistra, andando verso Muggia. Aldi, confermo. Ecco, lì dovrebbe esserci il cantiere e poi partono. Naturalmente loro stavano tentando... Sai che io non ho voluto chiudere la galleria, allora c'è una discussione che loro invece volevano chiudere, allora ho detto se volete chiuderla di notte io ci sto, ma di giorno la galleria deve stare aperta. Dovrebbero portare questo aggeggio lungo 250 metri, una specie di galleria all'interno della galleria in acciaio, che naturalmente lavoreranno sopra e in pratica cosa faranno? Faranno dei buchi e all'interno sarà sparato del jet grounding, del cemento che andrà a rifare tutta la volta internamente. E questo è quello che è il lavoro. È un lavoro da quasi 13 milioni IVA compresa. Quello che mi fa specie dei nostri amici che si lamentano sempre, quelli di sinistra, che scusi, il progetto l'ho fatto io nel 2005 e naturalmente nel 2021 lo realizzo io. E allora tutti buoni e zitti, perché prima non era stato fatto nulla, insomma, anche negli anni precedenti e negli anni successivi non è che qualcuno si è preoccupato della galleria, insomma. L'ho fatto il progetto nel 2005 e nel 2021, con i tempi della burocrazia, pensa che solo per la validazione del progetto ci abbiamo messo un anno e mezzo. Comunque è appaltata. Noi possiamo solo vedere i risultati. La stessa cosa, visto anticipo la domanda, magari è su Roiano. C'erano 18 offerte, ha vinto questa ditta di Modena, adesso passano i 35 giorni che servono per dare il tempo se qualcuno fa ricorsi, ma come ho detto, anche se ci dovessero essere ricorsi, faccio partire i lavori, perché ormai quella lì è da 25 anni invece che lì, questa piazza, e adesso facciamo un buon lavoro. Naturalmente ho sentito qualcuno che si lamentava che ho tolto il verde, non è vero niente, avevano sbagliato i calcoli, il parcheggio sotterraneo era sotto il torrente, sai che in mezzo c'è un torrente, certo, che attraversa. Chi aveva fatto il progetto precedente, senza criticare nessuno, perché chi lavora sbaglia, avevano fatto la quota del parcheggio sotto il torrente.
Tu conosci il problema dei vasi comunicanti, per cui capirai che avremmo avuto il parcheggio pieno d'acqua, insomma. Tutto là, nulla di più, nulla di meno. Il verde è rimasto tantissimo e diventerà una bellissima piazza di Trieste e di Roiano, ovviamente. Che poi la seconda arrivata, se non sbaglio, è la cordata triestina, quindi... Ma sai, io ti dirò, se sono 20 anni che faccio gare e dammi atto che abbiamo fatto centinaia e centinaia di cantieri, io faccio il progetto, mi occupo del progetto, ma non mi sono mai occupato di gare, e questo mi ha consentito, come ben sai, di avere sulla mia fedina penale scritto nulla. Io non mi interesso poi del problema, ci sono i miei uffici con le commissioni che vanno avanti e vanno a cercare. Dopo è chiaro che mi farebbe piacere che vincesse una ditta triestina, ma il codice degli appalti non l'ho fatto io, Bernardo. Certo. Allora, abbiamo aggiornato il titolo della diretta, 2.431 vaccinazioni agli over 80 in Friuli Venezia Giulia nei primi due giorni, ieri 1.023, oggi 1.408, l'ultimo dato alle 18.40. Telefonata da casa, pronto? Pronto, buonasera. Prego signora. Sì, buonasera. Senta, non so se la domanda è pertinente al sindaco. Io l'ho già fatta al presidente Fedriga e non mi ha risposto. Signora, il sindaco non è in diretta, però non ho estratto, ma dica pure. Ah, d'accordo, io pensavo che... Signora, vada, prego. Sì, volevo chiedere al sindaco e anche a Fedriga a questo punto... Quante sono le persone ricoverate per Covid all'ospedale maggiore di Trieste? Va bene. Grazie signora, quello che posso dirle io è quelli che sono ricoverati in regione oggi, perché altri dati in questo momento non ce li abbiamo, abbiamo detto anche in precedenza quella che era la situazione, scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60 in Friuli Venezia Giulia, ieri erano 63, nelle aree mediche in tutto il Friuli Venezia Giulia sono 396, ieri erano 412, questo è il dato regionale. Allora, sempre in ambito Covid, sentiamo Rezza che dice la variante più diffusa in Italia è la variante inglese, test e vaccini stanno funzionando, lo sentiamo. Le varianti virali più note, la variante inglese è molto trasmissibile, è la più diffusa sul territorio nazionale, ma per fortuna non diminuisce l'efficacia dei vaccini. Per quanto riguarda la variante brasiliana e quella sudafricana, hanno una distribuzione attualmente molto limitata sul territorio nazionale. Queste mutazioni della proteina N sono per ora un fenomeno piuttosto raro, per cui i test antigenici mantengono la loro grande utilità. Naturalmente in casi specifici è giusto il ricorso per la conferma ai test molecolari. A causa della diffusione delle nuove varianti, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute stanno rafforzando la sorveglianza sia microbiologica che epidemiologica e conducono anche delle cosiddette flash surveys, ovvero sia degli studi di prevalenza ripetuti che ci dicono qual è la distribuzione di tali varianti sul territorio nazionale. L'ultima analisi di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore della Sanità. C'è una telefonata, la sentiamo. Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Mi sente? Due cose. Siccome una mi aiuterà. Domani mattina c'è la signora Lodi, mi pare. Sì. Sì, ecco, io volevo, non riuscirò a fare niente, però volevo proprio far presente che la via Gaboto. Via Gaboto, che altezza? Dalla rampa in poi, sì. è un disastro andare uno con la moto, eccetera. Cioè, sarebbe da che ci diano un'occhiata. Questo. Buche, questa è quindi una cosa che vuoi che se mi aiutate. Okay. La seconda è un'altra, e la chiedo a lei. La regione, mi pare, non è permessa, è per aiutare una persona. Ha stanziato qualcosa per i taxi, per i ultra settantenni che non hanno la possibilità di muoversi, eccetera. Se mi dà un aiuto, non so come trovare io questa possibilità,
cercando bonus taxi per persone fragili e residenti in Friuli Venezia Giulia. Sì, cioè, c'è una proposta di, non mi ricordo, la regione erogherà un contributo di sì. 100 euro per non, gli anziani disabili e donne in gravidanza, sì, per il pagamento dei servizi di trasporto a mezzo taxi e di noleggio, sì, con conducente. Grazie, sì, sì. Proposta via, che è stata approvata nell'ultima manovra di stabilità. Come posso guardi dire... adesso in un minuto non so se riesco a darle subito, diciamo, il allora è una proposta che era stata fatta da Giacomelli di Fratelli d'Italia. 100 euro per i taxi a favore delle categorie fragili, va sul sito della regione .fvg.it e si informa, altrimenti lascia un appunto e domani ce ne occupiamo. Comunque c'è il bonus da 100 euro per i taxi a favore delle categorie fragili, domani ce ne occupiamo, glielo prometto. Grazie per essere stati con noi, è tutto per questa serata.